Cambi ai vertici dell'Anticrimine e della Digos. Alla guida del primo ufficio è stata infatti incaricata Claudia Famà, fino ad ora capo della Digos. Alla dirigente subentra così il 34enne Marco Nottebella. A presentare i nuovi dirigenti il questore di Arezzo Dario Sallustio. Si tratta di due uffici che inevitabilmente devono avere un rapporto costante con il territorio, perché da una parte c'è la divisione anticrimine che deve monitorare proprio per fornire degli strumenti utili dal punto di vista strategico, deve monitorare il territorio. Nello stesso tempo la Digos oggi deve assumere questo tipo di approccio di vicinanza al cittadino, perché il cittadino oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà, una difficoltà che è economica per molti settori, una difficoltà che comunque è sociale, psicologica. Quindi ecco, la Digos che è sul territorio, che è in mezzo alla gente, che vive i problemi della gente, i problemi che derivano da questo stato di cose, lo deve fare con quell'approccio di servizio. Perché questa è un po' la mentalità che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, e in particolare coloro che svolgono la loro attività sulla strada, devono comprendere che loro è un servizio. Servizio significa servire i cittadini. Sicuramente è un, diciamo, è un impegno notevole, ma nello stesso tempo molto piacevole e sicuramente gratificante. Sono felice, insomma, di iniziare questa nuova avventura, e poi la cosa che ho notato è che la collega anche Famà mi ha lasciato un ufficio, insomma, che da cui posso imparare tanto. E quindi, insomma, ho il personale, insomma, che riuscirà sicuramente a darmi tutto il supporto necessario per questo nuovo incarico.